Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli di pubblica utilità e del comune. Vi segnaliamo ancora l'iniziativa della Caritas diocesana per la raccolta di fondi a sostegno dell'Ucraina. Stagione teatrale vi proporrà un collage di scene molto divertenti per ridere con la signora Maria, protagonista dello spettacolo dal titolo Tutta colpa del Piero, che verrà presentato al Teatro Zanardelli il 30 aprile. In coda al notiziario, nel corso dei racconti di Pasqua, Don Marco D'Agostino ci farà conoscere la storia di Gianluca Firetti, il ragazzo che dopo alcune vicissitudini morì di tumore. Buona visione e arrivederci la prossima settimana. Cari amici, ieri proprio da Buca mi hanno portato questa bandiera, ha detto il Papa mercoledì scorso in udienza generale, e si è alzato a mostrarla in tutta la sua interezza. Viene dalla guerra, ha aggiunto. Proprio da quella città martoriata, Buca, e l'ha allargata tra le braccia distese perché si vedesse bene la bandiera ucraina, così scolorita, perché è blu cielo e giallo sole l'emblema di Kiev, ma quella arrivata a Francesco era sbiadita nell'azzurro e spenta nel giallo, come fosse stata lungamente esposta a una finestra, mentre le bombe cadevano e le raffiche dei proiettili crepitavano, come se il sole e la pioggia e la polvere l'avessero invecchiata. Questa che il Papa offre al mondo allargando le braccia, stazzonata, marchiata di scritte, sporca, è proprio una sfinita bandiera, come la città di Buca e la sua gente uccisa, insepolta, o sepolta in fosse comuni e infine come ultimo affronto negata. Non siamo stati noi, è una messa in scena. Ci sono gesti che valgono più di 1.000 parole. Quell'alzare di Papa Francesco, il blu e il giallo di Buca, non ha bisogno di traduzione. Dall'Africa alla Cina, dall'America alla Russia, chi ha visto ha capito. Il Papa sta con le vittime. Poi, salutati i bambini ucraini, Francesco ha rapidamente, quasi devotamente, baciato la bandiera ripiegata. Come si fa con una reliquia di un santo o di un martire? Come si fa con Cristo crocifisso. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica delle Palme e buona settimana santa, nella luce del dolore, ma di un dolore trasfigurato dall'amore. Giorni santi, giorni di contemplazione, giorni in cui sentirci coinvolti dalla passione di Cristo che continua lungo i secoli, anche oggi, ma che ha come compimento la vita, la gloria, la Pasqua eterna. Arrivederci. 10 aprile, Domenica delle Palme.
in parrocchiale alle 18:30, Santa Messa per il defunto Don Andrea Benvenuti. Lunedì 11 aprile, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti della famiglia Zini e alle 18:30 Santa Messa per la defunta Marta. Martedì 12 aprile, in oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Barbieri Severo, alle 18:30 Santa Messa per la defunta Tribuni Angela. Mercoledì 13 aprile, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti De Feo Francesco, Superfluo Girolamo e Anna. Alle 18:30 Santa Messa per il defunto Don Pietro Merigo. Giovedì 14 aprile, Giovedì Santo, in parrocchiale alle 20:30 Santa Messa nella Cena del Signore pro populo. 15 aprile, Venerdì Santo, in parrocchiale alle 15 Via Crucis. Alle 20:30 solenne azione liturgica nella morte del Signore. 16 aprile, Sabato Santo, in parrocchiale alle 21, solenne veglia pasquale pro populo e battesimo di Amsafal Antonio. 17 aprile, Pasqua di Resurrezione, in parrocchiale alle 8, Santa Messa pro populo. Alle 10, Santa Messa per la defunta Biloni Assunta e ringraziamento per l'anniversario. Alle 11:15 Santa Messa per i defunti della famiglia Zini e alle 18:30 Santa Messa per il defunto Angelo. Programma di giovedì 14 aprile, Giovedì Santo. Alle 9:30 Santa Messa crismale in cattedrale. Alle 17 prove dei chierichetti in chiesa parrocchiale. Alle 20:30 Santa Messa solenne in cena Domini. Alle 22 adorazione eucaristica guidata dall'oratorio. Alle 23 adorazione eucaristica guidata dal rinnovamento nello spirito. Alle 24 inizio dei turni di adorazione personale fino alle ore 6. Chi intende partecipare ad un turno di adorazione è pregato di rivolgersi a Don Claudio. Programma di venerdì 19 aprile, Venerdì Santo. Possibilità di riportare i salvadanai per la Quaresima missionaria. Dalle 9 alle 10 Contrada Croce, dalle 10 alle 11 Incidella, dalle 11 alle 12 Tredone, dalle 12 alle 13 Centro Storico, dalle 13 alle 14 San Benedetto e dalle 14 alle 15 Contrada dell'Oratorio. Alle 15 Via Crucis e al termine inizio della novena della Divina Misericordia, raccolta per i luoghi nella Terra Santa. Ci saranno le confessioni pasquali in chiesa parrocchiale per tutti, il venerdì santo dalle 15 alle 17, il sabato santo dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 19. Al termine delle sante messe del giorno di Pasqua saranno benedette le uova raccolte venerdì santo, e sono disponibili le bottigliette con l'acqua santa e la preghiera prima dei pasti. Pasquette in oratorio. Pranzo per tutti i collaboratori dell'oratorio. Prenotarsi da Graziella o da Rosangela entro giovedì 14 aprile. Possono aggregarsi anche famiglie, singoli, amici, eccetera. Buona Settimana Santa! La Caritas diocesana di Brescia per l'emergenza ucraina ha iniziato una raccolta fonti con le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo di Gottolengo e San Lorenzo di Fiesse. Si possono inviare i contributi con causale emergenza ucraina sul conto corrente postale numero 10510253 intestato a Caritas Bresciana, sul conto corrente bancario intestato a Diocesi di Brescia, Ufficio Caritas presso Biperbanca con IBAN IT 65L 05387 11205 0000 4270 8650 o su conto corrente bancario intestato a Fondazione Opera Caritas San Martino, ramo Onlus, presso la Banca Intesa San Paolo, con IBAN IT 82 C 03069
09606 1000000026 95. Altre informazioni sul sito www.caritasbrescia.it. Il Comune di Cottolengo, in collaborazione con l'Associazione Combattenti, Reduci e Gruppo Alpini, organizza la commemorazione dell'anniversario del 25 aprile. Lunedì 25 aprile, alle 9:45, ritrovo nella piazza del Comune. Alle 10, Santa Messa nella chiesa parrocchiale. E alle 11, deposizione della corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti, con la partecipazione degli alunni delle scuole. Per le elezioni amministrative 2022, Viva Gottolengo candida Daniele Dancelli come sindaco. Il gruppo civico Viva Gottolengo, che per due mandati ha sostenuto il sindaco uscente Giacomo Massa, ha ufficializzato la presenza alle elezioni amministrative del 12 giugno. Dopo un percorso di ascolto e confronto con cittadini e simpatizzanti, è stato richiesto all'unanimità all'assessore uscente Daniele Dancelli di raccogliere il testimone e proseguire l'attività amministrativa del paese. Non sono molte le parrocchie che possono vantare la presenza di una commissione per le comunicazioni sociali. Tante sono le incombenze della pastorale ordinaria da far sembrare quasi un vezzo il dedicare tempo ed energie a riflettere e progettare in questo campo. Eppure, quello della comunicazione, che è alla base dell'annuncio del Vangelo, il core business si direbbe con il linguaggio dell'economia, dovrebbe essere un ambito di particolare attenzione per ogni parrocchia. A Gottolengo il legame tra questo mondo e la parrocchia ha radici profonde e risale agli anni del parrocchiato di Monsignor Francesco Vergine, che intorno agli anni Ottanta del secolo scorso lanciò l'idea di una piccola emittente televisiva a servizio della comunità. Quell'intuizione è arrivata sino ad oggi. E Teleradio Gottolengo è una realtà che serve la vita di fede della parrocchia. Grazie alla presenza di un gruppo di volontari particolarmente preparati, porta con il suo palinsesto la vita della comunità nelle case di tutti i gottolenghesi, che nei loro televisori hanno riservato un posto di primo piano al canale 888 del digitale terrestre.
stasera e mi piace anche condividere questa esperienza, ecco, di fede che ha attraversato, ecco, la mia vita. E ho perso il numero, non conto più, ecco, forse dovrei contarli, ma anche dopo la pandemia sono ripresi questi incontri diversi anche qua nella diocesi di Brescia e anche un po' in giro per tutta Italia. E non so, penso che questo sia il 400esimo di incontro, credo. Ma non è per il numero, è solo per dire che io non mi sono mai proposto per nessun incontro. E questa è una delle cose che mi fa più pensare, perché di fatto è la storia di Gianluca che si fa sentire, si fa leggere. Qualche volta non ho il tempo adesso, ma qualche volta mi piacerebbe scrivere tutto quello che gli altri mi hanno scritto o che mi hanno raccontato. Faccio un esempio. Una telefonata in seminario di due giovani di Roma, due studenti universitari, e uno mi dice: Marco, ho letto il libro di Gianluca Spaccato in due e mi ha fatto venire voglia ancora di andare a messa e di confessarmi. Volevo dirti questa cosa qua. Grazie. Oppure una signora, signora che abbiamo incontrato insieme in un incontro, aveva perso il marito, signora della nostra diocesi, aveva perso il marito in un incidente nautico e diceva: io non ho, a differenza degli altri, non so neanche dove andare a piangere. E quindi era disperata. Un giorno una sua amica gli ha regalato questo libretto, che hanno appunto spaccato in due l'alfabeto di Gianluca, e una sera sono andato in questa parrocchia a parlare ai genitori della Teresima, però c'era una nebbia, ma una nebbia, e io dentro di me dicevo, insomma, ero abbastanza lontano da Cremona, ho detto: devo tornare velocemente. E quindi l'ho detto ai genitori, ho detto: guardate, io faccio il mio incontro, rispondo a tutte le domande, però poi vado. Quindi con il suo arrivederci, e velocemente mi avvicinavo alla macchina e ho sentito il pacchetto dietro, e poi mi sono detto: come sei stupido. Ed era questa signora che mi diceva: ma le rubo solo un minuto, via, perché c'è questa nebbiona. E allora lei mi ha detto: guardi, mi ha raccontato una cosa, questa mia amica mi ha regalato il libro, volevo dirle solo questo, che l'ho letto ancora un'altra volta e ho capito che la sofferenza va condivisa. E da quel giorno lì mi ha detto: io invece di tenermi tutto per me ho provato. Oppure poi basta, un'altra signora che è il signore di Novara, mi ha telefonato una mamma e mi ha detto: guarda, io viaggio per lavoro, vado sempre in treno e mi dà molto fastidio quando gli altri parlano al telefono forte, no? Soprattutto la mattina. E quel giorno invece io, una zia molto anziana, ho urlato io al telefono, e quindi gli altri hanno dovuto sopportare questa. E quando ho messo giù il telefono con questa zia anziana, probabilmente la persona che aveva davanti ha intuito che, e dalla borsetta ha tirato fuori il libro di Gianluca e gli ha detto: guardi, lega questo libro, le farà bene. Poi si è alzata e è scesa dal treno. E lei dice: sono andata a casa, mi sono sentita un po' così, poi sono andata a casa, l'ho letto e sono andato a comprarne un altro per tenere nella borsetta per le evenienze della vita, potrei andare avanti all'infinito. Questo per dire che cosa? Che io stasera non sono venuto qua per intristirvi, e non giro l'Italia con Federico altri per intristirvi, ma solamente per dire
forse una cosa semplice, però che io ho visto con i miei occhi, ho sperimentato con la mia vita e ancora me la porto dentro, che è questa. La vita con o senza fede è molto diversa. E non è per niente uguale vivere, soffrire, morire con o senza fede. Certo, voi direte, ma che vieni qua a dircelo tu, perché sembra uno che scoppia. Eppure io, ecco, l'ho visto vero, proprio l'ho visto con i miei occhi, l'ho ascoltato più volte, l'ho visto incarnato, come provo a raccontarvi insieme a Federico, con due linguaggi diversi. Gianluca era nato l'8 di settembre del 1994 a Sospiro, piccolo, piccolissimo paese della provincia di Cremona, sulla via Giuseppina che va verso Casalmaggio, 10 km da Cremona. Ed è morto il 30 di gennaio del 2015, quando aveva compiuto da poco 21 anni. Il funerale è stato fatto il 2 di febbraio, il giorno della presentazione di Gesù al Tempio, e tutte e due le date della sua nascita e della sua morte richiamano alla Chiesa la figura di Maria, l'8 di settembre e il 2 di febbraio. E la Madonna della sua vita ha avuto una particolare... Lui era devoto. E la pregava spesso, non credo che sapesse i misteri del rosario, non l'ho mai sentito dirgli. L'ho visto più volte con la corona, penso che contasse semplicemente di Ave Maria sgranando il rosario. E diceva, il nostro Don ci ha insegnato, ci aveva insegnato che la Madonna ci aiuta ad allontanare il male. Il male per lui in quel momento non era tanto la sua malattia, ma il pensare, come forse è capitato a Gesù, che forse in certe situazioni della vita di sofferenza, forse Dio non sembra così buono. E quindi lui pensava a questa cosa, la Madonna mi aiuta a pensare a Dio in un certo modo. Mi piace sempre partire da questa fotografia, perché lo ritrae in tutta la sua bellezza. Ecco. Non era così, certo, quando nell'ultimo anno e negli ultimi mesi della sua malattia. Quando ha compiuto 18 anni, cioè nell'estate tra la quarta e la quinta superiore, già aveva fatto l'istituto agrario, quando era in Stanga, che è sulla stessa via Milano dove c'è il seminario. E era un ragazzo, non saprei come dire, un ragazzo ordinario, un ragazzo dell'oratorio, lo dico nel senso più bello del termine, un milanista sfegatato, e l'oratorio e il calcio sono state le due cose forse che lo hanno appassionato, ecco, tanto. Il calcio, anche quando era malato, diceva, aveva due desideri, andare al Lourdes, ma non era possibile, era intrasportabile, e andare a Milanello, a vedere il Milan, a far fermare i giocatori, una carta, qualcosa. E poi sono andati i suoi amici, dove non è potuto andare lui, sono andati loro. In quell'estate, nella prima partita che avevano giocato del campionato, a un certo punto della partita aveva accusato un dolore sotto la coscia e quindi aveva chiesto di essere sostituito, il ministro l'aveva tirato fuori, era stato fermo per un po', poi erano iniziati gli esami e dall'ospedale di Cremona avevano visto questa macchia, fondamentalmente, e l'avevano mandato al centro tumori di Milano.
La risposta lì è arrivata il 16 di dicembre del 2012, quando lui aveva 18 anni, e la risposta era, è un osteosarcoma ossa, quindi quello che aveva detto non è un'influenza, si chiama osteosarcoma, la malattia delle ossa, tu adesso vai a casa, vieni in vacanza, vai fuori con i tuoi amici l'ultimo dell'anno, mangiati il tuo panettone e poi vieni qui che il 2 di gennaio cominciamo le chemioterapie. Le chemioterapie sono iniziate, 13 cicli di chemio, un sacco di cicli di radioterapia, due volte l'intervento, ma la malattia correva più di lui. E quindi, nonostante lui ce l'avesse tutto di fatto, la malattia era più forte. E quando nell'estate del 2014 mi hanno detto che c'era questo ragazzo, io conoscevo bene suo fratello, andavo in questa parrocchia per fare gli incontri per gli animatori, per l'oratorio, eccetera, con gli incontri vocazionali, lui non lo conoscevo personalmente, sapevo chi era, mi hanno proposto di andare a trovarlo, insomma, che avesse qualcuno con cui parlare. E io, ma non porto via spazio e tempo a Federico, sono andato un po' per copiare. Quando io l'ho conosciuto avevo 20 anni di messa e stavo bene. Dopo 20 anni che sei prete, fondamentalmente sai che non so quello che devi dire, hai visto un po' come funziona, ti sei già disilluso di quello che dovevi fare, di quello che non dovevi fare, di quello che potevi fare ma non hai fatto, di quello che dovevano fare gli altri. E io dico sempre che sono andato là per caso, di fatto. Di malati ne ho visti nella mia vita, di funerali ne ho fatti e di novene dei morti ne ho predicati. Ma quando sono entrato in quella casa lì e quando ci sono tornato e poi ritornato e poi ritornato ancora e sempre e ci ritorno ancora, io faccio sempre questo esempio, è come se uno stesse camminando per strada, immerso nei suoi pensieri, esce uno da una casa con una padella in mano e te la picchia sul naso. E tu dici, ma perché? E questa esperienza che ho fatto con Gian mi ha provocato questo effetto. Non facevo niente di male prima, non facevo proprio questi male prima, no. Mi ha provocato questo effetto. Ed è come se mi avesse fatto riscoprire forse le cose più addormentate dentro la mia vita. Il senso del vivere, il senso del soffrire e soprattutto, questo certo dico io per me, qual è la tua vocazione? La prego, tu sei lì a fare cosa? Lui aveva, non era di tantissime parole, però erano sempre parole molto asciugate, essenzializzate da questa esperienza di malattia che non gli regalava tempo. Io sempre dico che nella vita di Gian l'unità di misura non era il tempo, perché non li aveva, ma l'intensità con cui viveva quei momenti. Noi siamo abituati a fare quattro cose, no? Guido, ascolto la radio, parlo al telefono e intanto penso a una cosa. I miei studenti studiano, però rispondono a WhatsApp, poi però si ricordano che intanto palleggiano col piede. Noi siamo abituati a fare quattro cose insieme. E lui invece, un po' perché non poteva, perché era fermo su questo divano o su questo letto, e un po' perché lo voleva,
era lì con tutto se stesso. Quindi se pregava, era lì con tutto se stesso, se incontrava i suoi amici, era lì con tutto se stesso, se chiedeva di qualcosa, era lì con tutto se stesso. E ci finisco così questo mio primo intervento. Ci sono due cose che mi hanno colpito di tutta questa vicenda. Primo, la fragilità di Gianluca. Lui era proprio un bicchierino di cristallo, era un ragazzo molto alto, bel piantato, come si dice, ma la malattia lo aveva reso fragile, lo aveva anche abbruttito. Ci sono stati dei momenti della malattia, soprattutto verso la fine, faceva impressione. Io non sono uno che si impressione, però faceva impressione, come le ossa si trasformavano, ossa si deformavano. Mai una volta ha detto: io non voglio farmi vedere così, io non. Ma no, lui si presentava così com'è. E il messaggio che mandava anche ai suoi amici era: se tu vuoi venire, io sono così. Ci ha detto: ma svegliati,
vi racconto solo questo e poi passo a Federico. Perché uno mi ascolta e dice, ma di cosa vuol dire che ha parlato la tua fede? Già è stato due volte l'ospite di Cremona, dall'8 al 17 di dicembre 2014 e dal 23 al 30 gennaio 2015, che è stato il giorno della sua morte. Io andavo la sera perché non c'era nessuno, perché si poteva parlare più liberamente, all'ospite si poteva sempre andare, non c'erano orari. Si avvicinava il Natale, insomma, tutti gli dicono, ma anche perché, anche per sollevare un po' il discorso. Allora, insomma, sono seduti, perché si parlava. Ho detto, già, cosa ti piacerebbe per Natale? Cosa ti piacerebbe? Sapevo, lui era amante delle felpe, oppure volevo un braccialetto. No, allora, ma sì, se riesco a farmelo dire, poi, insomma, in qualche modo riusciamo insieme, no? Cos'è che ti piacerebbe? Io ero lì, ero concentrato su questi due. Lui, che però aveva sempre un po' la testa bassa, no? Che quando era sopra le lenzuola, non era comunque un ragazzo molto autoironico. È stato, in quel senso è stato un malato facile, perché si prendeva in giro. E quindi, cos'è che ti piacerebbe? Lui alza la testa, mi ha guardato e mi ha detto, Don, portami la comunione, che è un regalo che gli altri non possono portare. Io sono uscito da quella camera, come nei film, quando piove, vanno a prendere la macchina, ma mica si accorgono che piove, ti accorgi dopo. Dicevo, no, ma tu avresti dovuto dirgli, già vuoi la comunione, ti porto la comunione, hai piacere se ti porto la comunione? No, te l'ha detto lui, portami la comunione che è un regalo che gli altri non possono portare. Io sono andato a casa e sono andato quella domenica, era la seconda domenica di avvento, ma prima sono andato a confessare. Perché ho detto, ma tu, cioè io, ma te porti Gesù così? Cioè, Gesù in tasca, Gesù nel letto, e tu vai così. E quando io penso alla sua fede, penso a questa cosa qua, no? Cioè, che lui, a quel Gesù morto, risorto, ci ha creduto davvero. Sulla fede di Gianni, che è quella, è questa la sua storia pasquale, sicuramente è il paradiso, ma, e non devo dirlo io, ma la sua Pasqua, lui l'ha vissuta nei misteri che ha celebrato, come tra poco dire. Buonasera, io sono Federico, mi chiamo come fratello Gianni. Gianni è entrato anche nella mia storia. Nell'ultima settimana della sua vita, Don Marco, sapendo che sono un insegnante alle scuole superiori di economia, quindi non c'entro niente con il teatro, però il teatro è la mia grandissima passione. E Don Marco, sono amici da tantissimi anni, mi aveva detto, guarda, tu sto scrivendo un libro con questa ragazza di Sospiro che non sta veramente bene, mi piacerebbe che tu venissi a darci qualche idea per un giorno della presentazione del libro. Sono due figli, uno del 95 e uno del 96, quindi dedicato a Gianluca, facevo di tutto per evitare, perché non volevo incontrare questo giorno, finché Don Marco mi ha aperto un po' forte sulla sua macchina, adesso mi ha conosciuto. Io durante il tragitto mi ero preparato con una serie di discorsi da fare, poi sono entrato in quella casa, mi dico sempre, dove pensavo di trovare già l'autore della morte, perché sapevo che era la fase finale.
finale della sua vita, e invece così cresceva profondo di vita, perché la casa era piena di ragazzi suoi coetanei, la mamma che aveva fatto questi 20 di tè condiviso, era la casa dalle porte aperte dove questo dolore veniva condiviso tutti insieme. Conosco Gianni Luca, il quale non mi ha assolutamente detto sono malato, sono malato di male, sto malato, lavoriamo a fare il bilancio del mio libro. E dopo una decina di giorni Gianni Luca è morto, il libro è stato presentato, Gianni Luca è morto il 30, è stato presentato il 13 di febbraio in seminario a Cremona, Gianni Luca è morto a 15 giorni, e io ho cominciato insieme ad un altro gruppo di amici a accompagnare con la clinica stasera. Dopo un po' che facevo questi incontri ho pensato che forse la mia passione per il teatro e questa storia potevano mettersi insieme e vedere cosa poteva saltare fuori. Così, d'accordo con la famiglia di Gianni Luca e con Don Marco, ho ripreso in mano il testo, ci ho messo dentro diverse cose ascoltate durante queste testimonianze che non sono nel libro. Abbiamo creato insieme questo monologo che si chiama proprio Spaccato in due, e come hobby, come passione, non come lavoro, da ormai 5 anni sto girando e portando nei teatri, nelle chiese, nei carceri, i monologhi di Spaccato in due. Ho già detto al vostro dono che se per caso un giorno voleste, avrete volentierissimo anche a Mantorello. Stasera vi faccio vedere 2 pezzettini del monologo. Il primo è il momento in cui Don Marco incontra per la prima volta Gianni Luca. Lui l'ha accennato prima, no? E era andato un po' così, superficialmente si può dire, ecco, sì, come per fare piacere a qualcuno. Però era un incontro che cambierà la sua vita. Adesso io rubo una sedia. Una mattina mi telefona Valentina, la sorella di una mia alunna del liceo. Mi chiede se ho voglia di incontrare un ragazzo del suo paese. Ha quasi 20 anni, da 2 anni sta lottando con un tumore rosso, ma sembra non ci sia più nulla da fare. È ormai considerato un malato terminale. Avrebbe piacere parlare con me. Accetto, volentieri. 2 giorni dopo, mentre guido verso la casa dove incontrerò per la prima volta Gian, sono divorato dal dubbio. Che cosa dire? Che cosa fare? Beh, non è la prima volta certo che incontro un malato terminale, ma qui si tratta di un ragazzo di 20 anni. Arrivo alla casa. Di che cosa parliamo? Che cosa gli dico? Fermo l'auto, scendo. Potremmo parlare della malattia? No, meglio evitare. Suono. Sono inquieto, non so che fare. Salgo le scale, mi viene incontro Valentina, la ragazza della telefonata. Entro in casa. La casa è piena di ragazzi sorridenti, stanno sorseggiando un tè freddo. C'è una signora, deve corsi alla mamma. Gianluca è seduto di spalle, sul divano. Mi avvicino, ci presentiamo, ci diamo la mano, lo guardo. Lo guardo e mi prende un forte turbamento, vorrei fuggire via. È magrissimo, pallido, il viso scavato dalla malattia, Dio mio, il cancro lo ha divorato. La parte destra del volto è completamente deformata, una metastasi ossea ha invaso la mascella destra. È un cancro bastardo l'osteosarcoma. Attacca le ossa, le sbriciola una ad una. Non oso nemmeno pensare il dolore che deve provare una persona affetta da tumore osseo. Poi i nostri sguardi si incontrano e rimango come incantato dai suoi occhi. Su quel volto divorato dalla malattia emanano una luce intensa, 2 occhi chiari, trasparenti, limpidi, puri. Da quel momento non sono più uscito da me. Sento che sono stato da subito scrutato nel profondo. Sento che sono stato messo nudo.
Iniziamo a parlare. Iniziamo a parlare. Più che altro quel pomeriggio ho parlato solo io. E di che cosa? Di una serie interminabile di idiozie. Dunque, come vanno le cose in seminario? Che cosa ho fatto di bello quest'estate? Come è andato il resto? Guarda che tempo balordo, siamo a luglio, sembra autunno, ma chissà come saranno quest'anno gli alunni nelle mie classi di liceo. Sono stato di una superficialità vergognosa. Lui aveva chiesto di incontrarmi, voleva parlare con me, voleva che io entrassi nel suo intimo, come lui aveva fatto nel mio col suo sguardo. E io che cosa ho fatto? Sono fuggito, sì, sono fuggito. Domani torno da lui. Gli devo chiedere scusa, sì, gli devo chiedere scusa per quella valanga di parole che gli ho sparato addosso, sì, che gli ho sparato per proteggermi. Volevo proteggermi dal suo dolore. Volevo proteggermi dalla sua voglia di parlare con me. Volevo fuggire dal suo sguardo che mi stava spaccando in due. Volevo fuggire ai suoi legittimi per me. La mia fede così traballante nonostante sia un prete. Avevo già capito che Gianni mi avrebbe convertito. Conversione è la parola giusta, perché della paese, però della vita. Quindi io quando riascolto e rivedo, ho passato gli occhi adesso, però rivedo quella scena, no? E dico, davvero il Signore ci precede sempre sulla nostra strada, ci aspetta sempre nei luoghi forse più impensabili della nostra vita. E quando penso alla fede di Gianni, penso a come lui pregava con le sue parole. In seminario abbiamo esposto un crocifisso con una sua frase, perché mi diceva, no, faccio sempre questa preghiera, e gli dicevo, che preghiera fai? E guardo, Signore, gli dico, Signore, smezzami la croce. Io gli dicevo, ma perché smezzami? Che io non ne vorrei neanche una scheggia. E perché se la portiamo in due, metta lui e metta io, insomma, smettermi la croce, tante volte lo dicevo, e va bene, però il Signore iniziava così la frase, poi si fermava, ma non è il Signore, la malattia che è grave. Oppure pregavo con la mia Maria, tanto qualche volta la cantavamo, magari nella messa o così, e nel monologo c'era un pezzettino in cui si canta Ave Maria. Poi quando arrivavamo al punto critico, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte, magari era un po' in difficoltà. E lui diceva sempre così, ho detto, ma in questo caso non era ironico. Lui diceva, cioè io so che non c'è un'altra alternativa. E lui era uno che leggeva tutti i referti medici, sapeva tutto. Se li studiava, quando è morto nel telefono abbiamo trovato tutte le foto che si è fatto, dove non riusciva a vedersi, vedeva il progredire della malattia, no? Attraverso le fotografie. E quindi pregava così, prega per i peccatori adesso e adesso. Quindi una volta mi ha detto, infatti, dice, ma no, già. Sotto l'ospice e quindi si vedeva, in faccia si vedeva quando aveva qualche pensiero, qualche preoccupazione. Nel silenzio mi dice, no, e oggi è capitata una cosa, mai una volta che si lamentasse, mai che dicesse, ma io pensavo, ho detto, ma qualcosa con i medici, con gli infermieri, ma qualcuno magari mi ha detto qualcosa. Invece mi dice, no,
ma oggi è capitato, e cos'è successo? Silenzio. Ho bestemmiato. Ma in che senso? Guarda, oggi proprio non ce la facevo più e ho alzato gli occhi e ho detto: Signore, ma ci vedi? Gesù che dorme, gli dicono: ma non ti importa niente che noi moriamo. E quindi, e poi penso alla sua fede come il suo modo di vivere. Di fatto, finché ha potuto, lui è andato all'oratorio, anche sulla sedia a rotelle, perché non camminava più, è andato all'oratorio a conferire la scuola, e le ragazzine di alimenti. Invitava i suoi amici a casa sua, e anche se lui non mangiava perché non riusciva, ma vederli contenti era qualcosa che, ma chi di noi è contento se un altro è contento? Ma sì, qualche volta, ma pensi, io penso sempre che non aveva l'influenza. E lui che era lì a sentirli parlare, gli diceva: passate dopo l'allenamento di calcio, e lì gli faceva raccontare che gli esercizi che avevano fatto, la partitella, e poi avete fatto merenda, cosa avete mangiato, no? E quasi quasi viveva le storie degli altri, cioè tutto quello che non poteva vivere a lui lo viveva nei racconti degli altri. E poi, non lo so, anche quella casa è diventata, non lo so, non so se si può dire questa parola, è una specie di, a parte i pentoloni di tè e i panettoni, gli altri, però è stato anche un luogo di, non solo di grande sofferenza, ma anche di grande redenzione, un po' come in Terra Santa, nello stesso complesso c'è il Calvario e poi il Sepolcro, che è il luogo della risurrezione, la tomba vuota. In quella casa abbiamo celebrato diverse volte l'Eucaristia, e anche questo è stato un momento molto intenso, no? Sono state le prediche più difficili della mia vita, perché lui era lì, e intanto che andavo dicevo: Signore, ma qual è la buona notizia di oggi? La messa di Natale, la messa del primo del mondo, la messa dell'Epifania. E poi gli dicevo: preparavano insieme a pensiero, dai, di farmi uno tu, uno io, uno tu. Non fallo tu, fallo tu. E non so, ecco, ricordo l'Epifania, che aveva detto: non parliamo mai, se parliamo sempre dell'oro e dell'incenso, non parliamo mai della mia mano. Avevo fatto un pensiero sulla mia, no? L'unguento, come dice Sant'Ambrogio, l'oro al vero re, l'incenso al vero Dio, la mia la bomba deposta con la croce. Quei tre doni non sono tre giocattoli per Gesù, ma sono tre segni che dicono chi è Gesù. E per chiudere volevo raccontarvi questi due episodi, sempre per dire la fede di Gianni, e poi uno lo mostrerà Federico in chiusura. Il primo è questo: mi ha sempre impressionato come Gianluca usasse alcune parole del Vangelo. Non credo che sapesse che era il Vangelo di Matteo, di Luca o di non so chi, applicate alla sua vita. Questa è stata una cosa che mi ha impressionato tantissimo. Faccio un esempio per farvi capire. Proprio gli ultimi momenti prima di andare all'ospice, a
aveva chiamato lui la dottoressa, ma per dirle io sono pronto. Lei ha detto no, aspetta, io voglio tornare, e sapeva che sarebbe stato l'ultimo, non sarebbe più tornato a casa. Quindi in quegli ultimi giorni lì c'era sempre l'infermiere domiciliare, ma quel medico, eccetera, eccetera. Quindi lo trovavano, tiravano in piedi, lo lavavano, lo cambiavano, lo lavavano loro, eccetera. E in una di quelle ultime mattine, questo infermiere che ho incontrato ancora diverse volte, poi anche per un altro mio alunno che era passato un po' dalla stessa malattia, lui conosceva già da quando erano piccoli, perché anche i suoi figli giocavano a calcio insieme, quindi era l'infermiere, ma era anche il papà di l'amico che, quello che li portava a calcio. Lui in un momento così, è vero che anche l'infermiere deve essere professionale, ma sei sempre una persona, e quindi a un certo punto probabilmente non si è, si è lasciato piangere. No? E lui già gli ha detto, Massimo, non preoccuparti, perché se Gesù fosse qui, ricordando Matteo 25, ero malato, ero carcerato, ero straniero, ero affamato, e tu mi hai, perché se Gesù fosse qui, ti direbbe, ero sporco e tu mi hai lavato. Ecco, io quando penso queste parole qua dico, ma se anche tutta la vita fosse servita per quel concentrato lì, beh, quali sarebbero le mie? Io non ci sono. Quante volte l'ho detto, ho letto il Vangelo, ma lì non è leggere il Vangelo, lì è vivere e sapere che quello che c'è scritto è fatto di carne, cioè pulsa, non è una parola, no, no, è vero, è come. Oppure quando si è fatto la Croce Rossa, l'ambulanza è arrivata nel quartiere, ma non riuscivano a portarlo giù, una barriera, quindi l'hanno messo su una sedia e l'hanno portato giù dalla scala esterna. Era una bellissima giornata di gennaio, una bellissima giornata. Gli ha detto, io ho incontrato i due parenti a scambiare. E lui ha detto a loro, potete lasciarmi incollato. Un po' come i barrieri là che portano il figlio della vedova di là in calcio all'interno, quando Gesù dice fermatevi, no? Si stupisce di questa cosa. Potete lasciarmi qua? L'ha messo giù, ha messo giù la sede e poi li ha guardati e gli ha detto, perché questo è l'ultimo sole che io vedrò. Quando prima dicevo, lui c'era tutto lì dove... Ecco, io penso questa cosa qui, no? Se c'era Emanuele avrebbe detto, adesso noi dovremmo uscire da questa chiesa, andare lì in piazzetta, guardare il cielo e dire, questo è l'ultimo cielo che io vedrò, ma non sarà capace di dirlo. Siamo capaci, ma non in quel senso. O così come quando io penso alla sua fede, penso alle domande che lui ti faceva. E te le faceva con quel volto lì, e ti faceva, non ti faceva sentire incapace, però era come se ti dicesse, fammi capire se è vera questa cosa qua, che a me serve sapere, no, se c'è il paradiso, se... Una volta mi ha detto, no, come sarà la morte? Non lo so. Poi quando è morto lì all'ospice,
non mi ha colpito tantissimo questa cosa, perché erano venuti, cioè c'era la sua famiglia, poi io sono arrivato, era già spiato, e ma mi aveva colpito perché erano arrivati tutti i medici, tutti gli infermieri, chi era finito il turno, era tornato indietro. E che cosa gli ha fatto in quella camera? Solo quello che ci aveva insegnato a fare, cioè a pregare. E poi lì mi ero avvicinato, ecco, l'ho salutato e all'orecchio gli avevo detto: adesso tu sai com'è la morte, siamo noi che facciamo fatica, facciamo proprio fatica. Però volevo raccontare solo questa cosa qui. La domenica prima di morire è stata la domenica di tutte queste grandi domande. Alla fine gli ho detto, cioè, se vuoi, diciamo una preghiera insieme, sì, diciamo la Ave Maria. E allora ho detto la Ave Maria, ma poi, scusate, lo dico sempre, non ero preparato, cioè, ero lì così come sono qui adesso, nel senso con tutta la testa che bolle, mi è venuto spontaneo farlo. Quindi finita la Maria gli ho dato la benedizione, mi sono fatto il segno della croce e poi proprio come si fa il venerdì santo l'ho baciato sulla testa e poi gli ho baciato anche le mani. E lui mi ha detto: come mai? Gli ho detto: guarda Gianni, perché baciare il crocifisso è un privilegio di pochi. E a me sta cosa qui me la porto via, ma ripeto, se mi fossi preparato, se avessi detto adesso vado là e faccio questa cosa qua, sarebbe proprio da sciocchi raccontare. Però è vero, cioè, ero malato, non ero dentro quella persona, no, ero io. E io da quell'esperienza tutti i giorni penso alla mia morte, e più volte al giorno, ma non la penso con la tristezza, ma proprio per niente. E questa cosa mi dà una grande serenità. Penso che potrei ammalarmi anch'io, o che forse sono già malato, come anche lui non sapeva di esserlo. Penso che la mia vita potrebbe finire da un momento all'altro. Ma non è questo che mi spaventa. Mi fa pensare se nella mia vita, se la mia vita come la sua è abitata da qualcuno. Perché quello che io ho sperimentato, e quella sera in particolare della morte, è che quando la morte è arrivata nella vita di Gianluca, lui non era da solo. La morte è arrivata per seconda. Ed è questo che non è morto disperato, cioè, ma per niente, è morto affidato. E questo io penso che sia il senso della vita cristiana, il senso della risurrezione del Signore. E quindi questo è qualcosa che mi fa molto pensare. Adesso proprio per chiudere, Federico lo dirà lui. Anche questo è uno degli ultimi episodi che secondo me è di una forza e di un'intensità che fanno capire chi è e chi è ancora, perché ne parliamo giustamente con una persona di.
al pomeriggio, alla sera e alla sera tarda. Al pomeriggio mi accoglie con un mezzo sorriso. La morfina faceva sentire i suoi effetti. Ha molto dolore davanti perché lo sterno gli si è sbriciolato. Respira a fatica per le metastasi dei polmoni. Ciao, dottore. Ciao, Gianni. Non ti affaticare. Rimango in silenzio. È lui che ha voglia di parlare. Ma quanta morfina mi hanno dato? Non riesco nemmeno a tenere gli occhi aperti. È seguito un lungo silenzio. Poi ha fatto la domanda che mi ha sbriciolato. Don, ma com'è andata l'interrogazione di latino di Mattia? La domanda era fuori dal buon senso. Ti spaccava in due. Stava morendo, ma in cuor suo aveva ancora il tempo e la voglia di pensare agli altri. Non aveva riflettori puntati su di sé. Non ha chiamato tutti nella sua stanza per il compianto. Non ha intonato le litanie lamentose di chi impreca contro tutto e contro tutti, no. Ha rinnegato se stesso. Si è fatto discepolo della croce e ha seguito Gesù. Poi, stanco e affaticato, dal momento in cui gli avevo detto che l'interrogazione di Mattia era andata bene, ma non gli avevo detto il voto, decide di mandarmi un messaggio. Un'operazione che per noi sani dura una manciata di secondi, per lui dura più di 10 minuti. Sollevare con la sua mano scheletrica, con le sue ultime forze, quel cellulare era come per lui sollevare un bacino. Alla fine è esausto, ma felice di aver fatto sentire la sua amicizia, l'amico Mattia, che gli risponde dopo qualche secondo, felice del suo aver mezzo di cattivo, felice perché sta costruendo il suo futuro, felice perché Gianni ha fatto sentire la sua presenza, inconsapevole che da quel momento sul suo cellulare c'è una reliquia. Sono uscito da quella stanza dell'ospice con questa immagine evangelica davanti a me. Già usciva da se stesso per far posto a Dio e agli altri. Già è un Vangelo vivente perché è abitato da Dio. A chiusura vi facciamo vedere un video un po' particolare, che è il video che è stato girato il 13 di gennaio del 2015, quindi Gianluca era nella fase finale della sua malattia a casa sua, quando il direttore delle Edizioni San Paolo, che ha pubblicato il libro, è venuto a casa di Gianluca a fargli firmare il libro. Vedrete già anche che l'aspetto fisico di Gianluca era cambiato rispetto alle foto che avete visto prima. E è il momento in cui gli hanno fatto firmare il libro e c'erano i suoi amici, vedete c'è Don Marco, e vedete che alla fine, quando ha firmato il libro, il contratto in cui diventava ufficialmente autore del testo, la mamma ha stappato una bottiglia di spumante e hanno fatto un brindisi all'uscita del libro. C'è un audio pessimo perché è un video girato da un cellulare così, però c'è un punto in cui Gianluca dice, sollevando il calice, son contentissimo, che è una frase che anche nel monologo la riprendo, no? E dico sempre al pubblico, fermo e dico, a chi di voi nella giornata di oggi ha detto sono contentissimo? La domanda la faccio sempre per primo a me non manca nulla. Eppure io, se ci penso, oggi non ho mai detto sono contentissimo. Dice un ragazzo di 21 anni che sta morendo di tumore, lo sa, e dice sono contentissimo. Ma questo è quello che diceva Don Marco, era
un ragazzo che non stava guardando, non avendo tempo, quantità di tempo, non guardava quanto tempo gli restava, guardava la qualità del tempo che aveva, e in quel momento lì era davvero contentissimo, perché usciva il libro. Non so se con l'audio si sentirà, ma ad un certo punto, dopo il brindisi, uno degli amici di Gian dice: milioni di copie, parlando del libro che doveva ancora uscire, c'era solo la copertina lì. Chissà quanta strada farà questo libro, si sente nell'audio, no? L'importante è cominciare, poi chi lo sa dove andrà questo libro, no? Ne erano uscite 2000 copie nella prima edizione, siamo a 40.000 in circolazione, è stato ristampato più volte, è stato tradotto, il fatto stesso che siamo qua stasera, 400 incontri e passa, vuol dire che questo bene sta girando, e Normando dice sempre: Gianluca ormai va in giro da solo, perché ormai uno legge il libro, lo passa un altro, eccetera, eccetera. Quindi facciamo vedere questo pezzettino. Si vede molto, ma questo è il foglio che avevo in tasca, e vedete che parte dalla A e arriva fino alla fine con tutte le correzioni anche che abbiamo fatto. Ogni pagina del libro è una lettera dell'alfabeto. L'unica cosa è che non ha voluto che si scrivesse la Z. Sul gruppo che avevamo aveva detto: no, secondo ho pensato questa cosa, la Z è l'unica lettera che scriveva Dio per ciascuno. La sua è scritta velocemente, la nostra è ancora in corso di scrittura. Quindi la Z poi nel libro c'è scritto Z, ma la pagina è bianca.
e anche perché prima non era morto quando uscì il libro, cioè quando l'avevamo visto, quando è uscito sì, ma tant'è che abbiamo dovuto dire all'editrice di scriverlo, che era appunto copertina, perché tutti telefonavano per dire come sta, no? E quindi non c'era più. Però anche questo secondo me, il fatto che lui l'abbia letto corretto e che ne abbiamo parlato insieme ha aiutato anche, ha aiutato me, ha aiutato lui soprattutto a vedere alcuni capitoli, ecco, della sua malattia, della sua fede e anche della sua vita, del rapporto con i suoi genitori, suo fratello, i suoi amici. Adesso è anche un po' questo. Questa condivisione della vita e della fede, credo che ciascuno poi abbiamo, sì, so, vedo che c'è qualche ragazzo qua, tutti penso siamo capaci di usare internet, ci sono tutti i video che TV2000 ha fatto, e anche video del Brasile, del Messico, di ragazzi che l'hanno conosciuto in internet, hanno letto, qualcuno me l'ha chiesto, quindi ho mandato i libri in PDF, e quindi hanno fatto in portoghese, in spagnolo, tutte queste cose. Se tutto può aiutare, tutto serve. Grazie anche a chi ci ha aiutato e ci aiuta ancora adesso a pregare. Pregavo la mia Maria e
ci affidiamo noi, le nostre comunità, il cammino della Chiesa, soprattutto le persone che soffrono e coloro che li assistono, la grande intenzione della pace. Ci aiuti la Vergine Maria a vivere con fede anche le sofferenze della vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie ancora, buonanotte. E qua spero che ce ne sia uno per famiglia, e se no non farò arrivare. C'è un'edizione speciale del quotidiano cremonese La Provincia, cioè un quotidiano laico, però anche questo era stato significativo, aveva fatto uscire uno speciale su Gianluca nel primo anniversario della morte, che raccoglie tante esperienze, tante storie e con delle belle fotografie, ecco, compresa la sua, allo stesso formato del quotidiano. Spero che ce ne sia uno per tutti, se no propenderò a farne un po'. Grazie. Grazie. Grazie.